Ciao a tutti e bentornati nel mio studio, io sono Stefano e quest'oggi vi parlerò non di digitale, ma di un qualcosa che può essere utilizzato anche nell'ambito digitale, ovvero un cavo made in Italy di altissima qualità che mi giunge direttamente dalla Sicilia e in particolare dalla Lab Audio Technology. Prima di continuare vi ricordo come sempre che potete iscrivervi al mio canale in modo da restare sempre aggiornati sui nuovi contenuti caricati, attivare le notifiche per essere sempre avvisati quando un video è online e seguirmi anche su tutti gli altri profili social. Trovate il link come sempre in descrizione. Allora, Lab Audio Technology mi ha mandato questo cavo, tra l'altro all'interno di questa confezione che rimanda vagamente ad una scatola di cioccolatini, ma attenzione, quelli buoni, quelli di pasticceria, mica quelli pattonali. Il cavo all'interno della scatola è custodito all'interno di un involucro in plastica e si mostra nella sua totale eleganza. Allora, nella fattispecie questo è il modello Signature, tra l'altro, tanto per darvi insomma un riferimento, e ha due connettori della Neutrik, uno diciamo normale, l'altro invece con il Silent. Questo elemento è molto molto importante, specialmente per chi appunto fa il musicista di professione, in quanto vi permette durante il live di effettuare un cambio strumenti in totale sicurezza. Quindi quando voi staccate il connettore, quello con il Silent, dallo strumento, non ci saranno rumori strani o rumori di disturbo dovuti appunto alla presenza del jack. Quindi il cambio strumento viene in totale sicurezza e in totale soprattutto silenzio. Il cavo è intanto, come vedete, ricoperto di una guaina. Io ho scelto di farmi inviare nera, in realtà ci sono altri colori a disposizione, se non erro rosso e blu. Per quanto riguarda i connettori potete sceglierne anche a pipa, quindi quelli inclinati a 90 gradi. E per quanto concerne invece i materiali, allora la Lab Audio Technology è piuttosto conosciuta adesso in Italia per diversi prodotti legati solo dedicati alla clientela pro, quindi professionisti e musicisti, ma anche a una clientela che si dedica più che altro al mondo dell'alta fedeltà, quindi all'hi-fi. Quindi questo cavo nasce appunto dall'esperienza hi-fi di questa azienda. Il conduttore centrale è in OFC, ovvero Oxygen Free Copper, quindi rame senza ossigeno, e comunemente detto anche rame lavorato, che si differenzia da quello non lavorato per appunto un processo di estrusione che avviene in ambiente inerte, quindi senza ossigeno e gas. Questo processo fa sì che ci sia una fortissima riduzione di ossigeno all'interno del materiale, e il risultato di questo processo è un miglioramento delle proprietà di conduzione del rame che vanno dallo 0,5 al 2%. Quindi, tra l'altro, altro fattore importante, essendoci appunto una percentuale minima di ossigeno, questo va a creare anche una riduzione delle zone di confine, che sono quelle parti diciamo del materiale che favoriscono sul lungo andare anche il degrado del suono. Quindi avete in pratica un cavo realizzato con un materiale eccezionale, in primis un processo che vi permette addirittura di ridurre i fattori di degrado sul nascere. Allora, il cavo, come vi ho già detto, ha una sua direzione, quindi connettore nero, in questo caso quello normale, nell'amplificatore, nella pedaliera, nella scheda audio, nella DI, dove volete, insomma dove voi solitamente collegate la chitarra per suonare, connettore rosso col silent, quindi nella chitarra. Per quanto riguarda la praticità, allora questo cavo appunto dal punto di vista sia del segnale che della praticità, quindi dell'uso quotidiano, l'ho trovato assolutamente valido. Tenete presente che il patron dell'azienda, Luigi, me l'ha inviato quasi un mese fa e ho avuto modo di testarlo per diverso tempo, sia in studio che a casa proprio, che addirittura a scuola di musica mentre faccio lezione con i ragazzi, che live. Le caratteristiche che mi sento di citare, tra quelle forse più importanti, sono in primis il trasporto di segnale. Allora, per le motivazioni che vi ho già elencato prima, la quantità di segnale che arriva a destinazione, quindi all'amplificatore, alla scheda audio o qualsiasi sia la vostra fonte di emissione sonora, è notevole. Ho fatto diversi test anche con dei software appropriati e rispetto a cavi diciamo standard acquistati in negozi di strumenti musicali o su internet di più economici, la differenza è abissale, ma questo diciamo è il minimo chiaramente che deve insomma portare un cavo di alta qualità fatto in maniera artigianale. L'altro aspetto che mi sento di trattare è la praticità sul palco. Allora, il cavo, una volta che viene srotolato, rimane perfettamente dritto. Questo cosa significa? Significa che sul palco è quasi impossibile che si vadano a creare faccio un esempio,
delle cose del genere che magari mentre state suonando e state cambiando strumento, vi state anche spostando da una parte all'altra, vi possono portare a cose spiacevoli tipo cadute accidentali. Per quanto riguarda il dielettrico, è in polietilene, quindi praticamente una tipologia di plastica ben diverso da PVC utilizzato in altri cavi, polietilene che in questo caso è a bassa densità. Infine c'è una seconda guaina, una guaina esterna che ha duplice funzione, ovvero la prima quella protettiva, quindi evitare che i componenti del cavo vengano intaccati insomma da fattori esterni, e la seconda quella di aumentarne la scorrevolezza. Altro aspetto da considerare per quanto riguarda la scelta del cavo è chiaramente anche il prezzo. Allora, con Lab Audio Technology partiamo dai 44 euro per il modello, chiamiamolo standard, ma in realtà di standard c'è ben poco perché si tratta comunque di cavi artigianali realizzati su richiesta, fino a salire fino appunto alla serie Signature, e andiamo intorno ai 70 euro. Quindi comunque non sono prezzi al di fuori del range tipico dei cavi di qualità, dei cavi artigianali. Altro elemento della Lab Audio Technology, il supporto, perché qualsiasi problema l'azienda vi risponde con grande tempestività. Prima di lasciarvi la clip vi ricordo il sito dell'azienda di Lab Audio Technology, dove potete trovare sia lo store da quale acquistare appunto il cavo e tutte le informazioni in merito. Per quanto riguarda invece il canale, quindi Chitarrista Digitale, ci vedremo prossimamente con altri video dedicati sia ad Helix che ad HX Stomp che a Zoom G5N. Per quanto concerne i servizi che il Chitarrista Digitale eroga, vi ricordo come sempre la creazione di prese su commissione sia per Helix che per HX Stomp che per Zoom G5N, per i quali potete sempre utilizzare il mio indirizzo email che ormai dovreste conoscere a memoria. Per quanto concerne invece il vostro parere su questo cavo, se qualcuno ce l'ha, se vi interessa sapere qualche informazione in più, potete utilizzare come sempre i commenti di YouTube, tanto sapete che vi rispondo sempre. Detto questo, vi auguro un buon weekend e a tutti appuntamento al prossimo video. Ciao! We'll be right back.